La verità è figlia del tempo, non dell'autorità. Truth is born of the times, not of authority. È il titolo preso in prestito da Vita di Galileo di Bertolt Brecht. In che modo vi siete rapportati a questo testo fondamentale del teatro moderno e così attuale in questa società contemporanea colma di pregiudizi? Allora, l'idea di usare questo testo di Bertolt Brecht, innanzitutto, è un testo importantissimo del teatro del Novecento. E la cosa principale della scelta di Brecht è che Brecht ha nel suo teatro quello che viene definito epico, nel suo rifiuto del teatro aristotelico, per cui di questa catarsi dell'identificarsi e di far sì invece che lo spettatore sviluppi un senso critico, che sviluppi una facoltà critica rispetto a quello che vede. È quello che noi su cui abbiamo sempre lavorato, cioè il lavoro di Love e Codagnone non presenta mai risposte, presenta solamente tantissime domande, perché noi le risposte non ce le abbiamo, cioè abbiamo tantissimi quesiti che vogliamo che vorremmo che anche altri sono sicuro che hanno, e quindi questo c'è un po' di rapporto. L'idea è che eravamo a Firenze, volevamo usare, siccome nel nostro lavoro comunque le fonti vengono sempre da personaggi che culturalmente rappresentano comunque hanno una posizione critica rispetto al sistema in molti modi, cioè figure come Fassbinder, Pasolini, Peter Hanke, cioè comunque le fonti vengono sempre da filosofi, tipo Deleuze, Guattari, comunque vengono ricontestualizzate e in questo caso volevamo usare qualcosa che avesse a che fare con il territorio, nel senso eravamo in Italia, abbiamo lavorato già con Pasolini, eravamo a Firenze, Galileo è venuto come questo, soprattutto per questo un testo così importante di Brecht. Rispetto a quello che dicevi, che valenza ha in questo momento, è sicuramente importantissimo, cioè secondo me siamo in un momento storico in cui c'è la paura di quello che potrebbe essere la pentola dei Filistei, ed è vero che comunque io su questa idea della censura del pensiero, di come l'idea che si può censurare la verità e che questa non venga mai fuori è veramente un'idea, è quello che Galileo continua a interrogarsi nel testo, cioè nel testo, nella visione di Brecht di Galileo. Galileo dice: ma come pensano di riuscire a nascondere la verità? La verità a un certo punto verrà fuori, la verità è figlia del tempo, non dell'autorità. Il vostro sodalizio artistico ha inizio nel 95. Come vi siete incontrati e come è nata la scelta di lavorare in coppia? Allora, come siamo incontrati? Tramite il suo ex fidanzato, che era molto mio amico. Come abbiamo iniziato a lavorare insieme? Io facevo video, soprattutto facevo video installazioni, e John era un fotografo, faceva ritratti, ha lavorato tantissimo con Vogue, Village Voice, Interview. E abbiamo iniziato un progetto in cui io praticamente ho invitato lui a una mostra in cui ho invitato lui a collaborare con me, ma non direttamente sul lavoro. Io avrei fatto su uno stesso tema, io avrei fatto le riprese video, cioè avrei creato una video installazione e lui avrebbe creato invece un'installazione fotografica che sarebbe stata poi in mostra nello stesso spazio, uno spazio a San Francisco. E quando abbiamo iniziato il progetto, che è nato appunto con soggetti che non eravamo noi, ci siamo fidanzati, a quel punto lì abbiamo sostituito i soggetti che erano quelli di interesse a noi stessi, abbiamo iniziato a usare noi nel nostro, così nasce poi il lavoro all'inizio. Quando il direttore del museo, Alberto Salvadori, vi ha invitato a realizzare un progetto site specific, in che modo avete pensato di relazionarvi agli spazi della cripta? Questa domanda per me è fondamentale, perché anche quando poi, cioè storicamente appunto come tu dici, iniziamo a lavorare nel 95, sono quasi 20 anni che lavoriamo insieme. Il lavoro all'inizio era soprattutto fotografico, anche se poi c'è sempre stata la performance, che è sempre stata come di appendice, e il video. Però sempre il nostro lavoro ha sempre avuto a che fare con lo spazio. Anche quando facevamo foto, il lavoro era presentato in cubi di plexiglass che erano come reference to
secondo me il riferimento a quei cubi degli anni 70 dove si mettevano le fotografie, che erano proprio un oggetto classico domestico che trovi dappertutto. Noi le abbiamo messe come delle installazioni, le misure che partivano da quella proprio classica a un metro per un metro. Quindi anche lì l'idea era che tu entravi in uno spazio dove praticamente non c'era quasi niente, ma in realtà di fotografie in una mostra ce ne potevano essere, in ogni cubo ce ne sono 6, se ci mettevi 5 cubi c'erano 30 fotografie in uno spazio, quindi anche lì la foto diventava il modo in cui ti rapportavi alla foto, era come un oggetto, per cui con lo spazio comunque c'era un riferimento al minimalismo. Quindi qua la prima cosa che abbiamo fatto quando abbiamo visto lo spazio era di come creare un'installazione che non si mettesse chiaramente in competizione con uno spazio come questo, che è incredibile, ma che potesse appunto creare un mood quasi, un intervento di apporto a uno spazio che comunque in sé è già complesso, è già finito, cioè non ha bisogno chiaramente di queste sculture, ma come queste potevano complementare, e sicuramente il suono è importante in questo senso. Stasera alle 20 Candidate realizzerà la performance Like Nightfall in the Morning con Sandra Ceccarelli, Gary Indiana e Marco Mazzoni. Potete anticiparci qualcosa? Candidate è il progetto che facciamo noi dal 2009 con Michele Paoli dei Casino Royal. Candidate sono Loro Codagnone e Michele Paoli. Candidate ogni volta collabora, ogni volta che si è esibito è una band musicale, ma collabora con attori. Infatti le canzoni sono sempre cantate da attori, in questo caso appunto Sandra Ceccarelli e Marco Mazzoni, e Gary Indiana, con cui noi abbiamo collaborato nel passato, abbiamo fatto un'altra performance. Qui in questo caso Gary canterà una canzone che nel disco viene cantata da Kate Walk del Booster Group, e che invece nella performance precedente leggeva un brano proprio. Quindi l'anticipazione, direi che è forse la roba più interessante, è che Gary canterà, perché Gary, che è conosciuto come scrittore, che è uno scrittore bravissimo, tra parentesi anche fotografo e attore, è anche un bravissimo cantante. E la vostra collaborazione con lui come è iniziata? Come l'avete... L'amicizia, okay. Anche questo caso, cioè la prima volta, io ho conosciuto Gary tantissimi anni fa, poi negli ultimi anni siamo diventati molto amici, e quindi è stato come automatico chiedergli, e di conseguenza poi Gary nel nostro catalogo per la mostra qua ha scritto un testo, che è proprio un testo su questa performance che abbiamo fatto con lui, cioè molto a che fare con la performance di Candidate che abbiamo fatto con lui. Arriviamo a questo punto al catalogo, che in realtà è un disco in vinile con testo scritto da Alberto Salvadori e Gary Indiana in collaborazione. Cosa ci raccontate di questo catalogo particolare? Che innanzitutto Alberto Salvadori è un curatore, proprio come si dice in inglese, è un artist curator, cioè che è proprio la sua visione è proprio di dare più spazio possibile agli artisti, ed è un piacere lavorare con queste persone che non hanno un ego rispetto a quello che stanno creando, ma fanno sì che l'espressione dell'artista sia al massimo. In questo senso noi abbiamo proposto Candidate, che è il nostro progetto, avevamo in mente da tanto tempo di fare un vinile, cioè volevamo fare questa cosa qua, e il candidato perfetto era chiedere ad Alberto, che infatti quando abbiamo detto Alberto, ma perché non facciamo un vinile catalogo invece che fare un catalogo, quanti ne abbiamo fatti già di cataloghi? E Alberto ha detto, ma sì. Ed era bellissimo perché in qualche modo, cioè, il catalogo è diviso, come c'è una parte di Loro Codagnone e poi c'è Candide, ma che poi sono la stessa cosa, cioè sono due progetti che si informano a vicenda. Rispetto ad altre istituzioni, come vi siete trovati a lavorare all'interno di questo museo? Cioè, questa è la nostra prima esperienza come personale in un museo in Europa. Però abbiamo fatto moltissime mostre, tantissimi musei in Europa e anche in America. Io credo che sia sempre un po' la differenza sia il contatto che tu hai, cioè ormai purtroppo anche i musei, soprattutto in America, sono diventati sempre di più come delle corporation, quindi più grandi i musei, più il rapporto diventa sempre più diluito, nel senso non è un rapporto, cioè qua il rapporto con Alberto e poi con le persone che hanno lavorato con Alberto, tutte persone in gamba, super in gamba, è stato un rapporto diretto e continuo, cioè accesso quasi immediato, mentre
più le istituzioni sono grosse, più c'è una mediazione di talmente tante persone che chiaramente poi diluisce, rende poi tutto un po' più difficile. Questa esperienza è stata grandissima, per noi è stata molto importante, perché comunque, come vedete, ci hanno dato un potente carte blanche di fare un progetto che comunque era abbastanza, è stato un progetto comunque abbastanza difficile da realizzare, per cui abbiamo dovuto trovare anche chi ingegnasse proprio come fare tutto quanto, e loro ci hanno supportato dall'inizio, dal momento che la proposta è stata fatta. Vivendo a New York, cosa ti manca dell'Italia? Tante cose, il cibo, questa è qua a Firenze, che è una città bellissima, andando in giro per la Toscana, rimpiango, cioè non rimpiango no, perché vai spesso, per fortuna, quindi non è che sono proprio dei rimpianti. Adoro l'Italia, cioè non ci vivrei full time, ma credo proprio che comunque c'è il mio sogno di invecchiare a Roma, sono già vecchio, ancora più vecchio a Roma. Grazie mille. Grazie a voi.